Buongiorno a tutti e tutte quante, bentornati in un nuovo episodio dei Val di Sole Bike Log, la rubrica di video dove andiamo a scoprire i tour da fare in bici in Val di Sole. Quest'oggi, come potete vedere dal bellissimo panorama alle mie spalle, stiamo andando alla scoperta del tour Stabili Loop e Stabili Loop variante Laghetti. Due tour molto semplici con 300 metri di salita all'incirca su 6 km che partono dal parcheggio di Malgastabili e salgono in direzione uno Malgapozze e l'altro Bite Laghetti per andare a pedalare su un tour sistemato alla perfezione, come potete vedere alle mie spalle, e con un trail in discesa veramente spettacolare, non troppo tecnico. Ed iniziamo quindi il nostro tour dalla Malgastabili in direzione Malgabronzolo per andare poi al Bite Laghetti per divertirci sullo Stabili Loop variante Laghetti. Io oggi sto affrontando il tour in turbo con la mia e-bike. Sono partito dal parcheggio di Malgastabili, sono quindi arrivato in macchina fino al parcheggio, ma c'è anche la possibilità di salire dalla strada principale che ci porta verso Malgastabili. Non so se si vedeva, ma c'era uno scoiattolino. Una cosa particolare di questi due tour è che si possono fare davvero in breve tempo, soprattutto se siete equipaggiati di un e-bike. Un consiglio, se avete appunto una giornata intera a disposizione, è quella di fare il tour Malga Campo, il numero 707. Se non avete ancora visto il video, vi lascio il link qua in alto a destra. E nell'andare a fare il tour Malga Campo, andiamo prima a fare lo Stabili Loop variante Laghetti per farci una breve discesa e goderci un trail spettacolare. Questo tour in realtà l'avevo già registrato, ma il meteo non era dei migliori e quindi meritava di essere rifatto. Sono quindi salito, ma ci sarà da divertirsi, quindi non mi posso lamentare. L'autunno si sta avvicinando e le giornate al mattino sono un po' più frizzanti, ma pedalare con queste temperature è ancora più bello, perché non si fa troppa fatica, non si soffre il caldo, siamo comunque a 2000 metri di altitudine, quindi è quasi piccante l'aria. Ho altre due cose da farvi vedere oggi, ma non voglio dilungarmi troppo in discorsi. Settimana scorsa sono andato a pedalare sul tour del Passo Cerce, un tour che non avevo mai fatto. Fatto in muscolare è abbastanza impegnativo, ma se foste interessati e volete vedere il tour in uno dei Val di Sole Bike Log, fatemelo sapere qui sotto che faremo il possibile per andare a divertirci per voi. Siamo ormai quasi arrivati alla Malga Bronzolo, noi però prima della Malga prenderemo il bivio a sinistra che ci porta al Bite Laghetti. Ed eccolo qua, il bivio. Abbiamo già quasi fatto tutto il tratto di salita. Un altro stappettino per arrivare al Bite Laghetti e poi ho una novità per voi. E con questa fantastica vista alle mie spalle, oggi ho con me da farvi vedere la nuovissima GoPro Hero 13. La nuova action cam di GoPro con delle nuovissime funzioni, soprattutto lato obiettivi intercambiabili, che adesso vi farò vedere. Ormai noi la conosciamo perché abbiamo registrato tutti i video con le GoPro. La qualità di queste telecamere è davvero impressionante, soprattutto quando si tratta di stabilizzazione e qualità dell'immagine. Quest'oggi andremo a testare la nuovissima GoPro Ultra Wild per un campo visivo ancora più ampio e immersivo. L'andremo a montare come al solito sul nostro supporto per il petto, la pettorina. Come potete vedere si monta super facilmente con un click. E una volta che noi abbiamo acceso la nostra GoPro, la riconoscerà in maniera automatica. Quindi adesso ci mettiamo la pettorina e la nuovissima GoPro Hero 13 dispone anche di un attacco a sgancio rapido per facilitare ancora di più il montaggio della GoPro. Adesso andiamo a vedere come si comporta. Siamo tornati in sella, adesso prendiamo il sentiero che ci riporterà a Malgastabili, sistemato alla perfezione dai nostri trail builders.
E come potete vedere, la nuovissima GoPro Hero 13 con la lente ultra wide dispone di un campo visivo veramente super immersivo. Guardate qua, che spettacolo! Qua sarebbe da fermarsi a fare l'immagine di copertina e mi sa che mi fermerò. Guardate veramente che bellezza. Ma noi proseguiamo il nostro tour. Travediamo anche la presa Nella. E qua il tour fa un po' di sali e scendi. Tour un po' tecnico in salita e anche in discesa, ma ne vale veramente la pena. Come potete vedere è stato sistemato. Wow. Il trail prosegue di qua. Guardate qua la vista sul gruppo Adamello Presanella. Si intravede anche la cima Presanella, la cima più alta del Trentino. E noi da qua proseguiamo. Inizia la discesa, come vi dicevo non è troppo tecnica, ma bisogna comunque fare attenzione di non prendere troppa velocità. E qua si incrocia con lo stabile loop originale, quindi noi adesso scendiamo in direzione Malga Stabili. Wow. Quasi che ho preso l'albero in faccia. Questo pezzo qua di trail sembra quasi di fare surf. Veramente una goduria. Occhio qua che è un po' più ripido e c'è una curva. Aspetta. Ok, lasciamo andare i freni. Non troppo perché qua il trail è un po' più stretto. Oh, adesso lo prendiamo giusto. Occhio al tronco. Per fortuna non c'era una palude qua. Ma anche questa fa parte dei giochi. La Giant Rain in discesa è veramente una bella bici da guidare, sia la versione bike che quella muscolare. Guardate qua, super flow. Ed eccoci arrivati alla fine. Wow. Da qua poi ritorniamo sulla strada che porta alla Malga Stabili. Per fare la fine del video. Bello. Ottimo, prima salita e discesa fatta, abbiamo fatto 410 metri di salita su 7.5 km. Vi ricordo comunque che tutte le tracce dei tour della Val di Sole Bikeland sono disponibili sul sito visitvaldisole.it e potrete anche scaricare le tracce GPX da caricare sul vostro orologio o computerino. Noi adesso andiamo però a fare lo Stabili Loop, quello originale, partendo dal parcheggio di Malga Stabili, saliamo in direzione Malga Pozze per andare poi però verso Malga Valenaia e da lì ricomincerà il trail che si ricongiungerà poi con quello che abbiamo appena fatto. Siamo all'area picnic di Malga Stabili e da qua scendiamo. Mi sono tolto la GoPro al petto, facciamo questo primo tratto con la GoPro classica e poi la rimontiamo per la discesa.
Tra l'altro oggi ho scoperto una funzione che non conoscevo, ovvero la bicicletta Giant Rain E si collega anche all'orologio per mostrare la batteria residua e anche quanti chilometri possiamo andare a fare. Interessante. Ed eccoci dal parcheggio di Malgastabri, come dicevamo, noi saliamo in direzione Malga Pozze per poi andare verso Malga Vallenaia. La strada la conosciamo già perché è quella del tour Malga Campo che abbiamo già fatto, vi lascio qui in alto a destra il link per andare a vederlo. Quindi proseguiamo, sono all'incirca 360 metri di salita che grazie alla nostra e-bike non sentiremo. Pur abitando in questi posti la vista rimane qualcosa di spettacolare e di cui godere. Siamo quasi arrivati al bivio. Ed eccola lì in lontananza la Malga. Ed eccoci. Bivio a cui fare attenzione. Noi scegliamo direzione Malga Vallenaia e poi riprendiamo il trail di Stabli. Arrivati alla Malga Vallenaia, da qui riprende il sentiero, quindi ci fermiamo un attimo. Possiamo intravedere anche in lontananza la Malga che porta poi al tour Malga Campo fino al lago di Celentino. Noi adesso però andiamo in direzione Malga Stabli. Ed eccoci qua, GoPro al petto, riprendiamo la nostra Giant Rain E e sistemiamo l'angolo e riprendiamo la nostra discesa. Il primo tratto del trail è un po' su e giù, sempre molto bello, super pulito. Veramente sistemato a puntino. Ho preso la curva male. Questo tratto di trail è abbastanza pianeggiante, semplice, nulla di tecnico, anzi super pulito, veramente spettacolare, ma a breve inizierà invece la discesa un po' più tecnica. Ed eccoci arrivati al bivio di prima. Noi prima siamo scesi da lì, adesso ricomincia la discesa, quindi alzo un po' di più la GoPro, abbiamo visto che era troppo bassa, e andiamo. Wow. Quasi che ho preso l'albero in faccia. Ed eccoci arrivati alla fine. Wow. Da qua poi ritorniamo sulla strada che porta alla Malga Stabli. Ed eccoci qua, rientrati a Malga Stabli. Che spettacolo, lo Stabli Loop e Stabli Loop variante laghetti. Due tour veramente bellissimi, sia in salita che in discesa. Panorama spettacolare sul gruppo Adamello Brenta. Per questo Val di Sole Bike Log è tutto, io sono portatore dalla discesa. Come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e nei commenti se avete suggerimenti o altre richieste di tour che vorreste vedere cerchiamo di rispondere sempre a tutti. Grazie mille, ci vediamo nel prossimo video, ciao!